Signore, noi ti ringraziamo perché dai cantici e dalle testimonianze che abbiamo ascoltato riconosciamo che tu sei tutto per noi. Tu sei non solo il creatore, ma il salvatore. E non è soltanto qualcosa del quale abbiamo sentito parlare, ma è mediante la tua misericordia, l'esperienza che abbiamo fatto con te. Tu non sei lontano, sei vicino. E in quest'ora ancora una volta ti preghiamo, intervieni nel tuo grande ed immenso amore e raggiungi quanti hanno bisogno d'essere raggiunti dalla tua mano. In quest'ora ti preghiamo per quanti sono afflitti, per quanti sono malati, per quanti sono deboli, per quanti sono oppressi, per quanti si rivolgono a te e forse non hanno neanche la forza di rivolgersi a te, ma tu sei l'Iddio d'amore. Raggiungi ogni anima, opera in ogni cuore e parla per mezzo della tua parola a ciascuno di noi, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio per leggere anche un passo molto noto, la cosa bella dell'Evangelo è che l'Evangelo è come una fonte. La fonte può essere antica, ma l'acqua è sempre nuova, è una sorgente sempre nuova. Nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 15, dal verso 1, or tutti i pubblicani e i peccatori s'accostavano a Gesù per udirlo. E così i farisei, come gli scribi, mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata, e trovatala tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi meco perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di ravvedimento. È una delle parabole più note del Signore Gesù, è una parabola che fa parte di quella trilogia famosa che è la parabola della pecora smarrita, della dramma perduta, del figlio perduto. Ed è una trilogia che si avvicina moltissimo ad un'altra trilogia, che è quella del Salmo 23, 22 e 24. In realtà questa parola parla dell'amore del buon pastore ed è una parabola che è l'applicazione di una profezia famosa che 700 anni prima di Cristo Isaia, per la virtù dello Spirito Santo, ricevette e che si trova in quell'eccezionale capitolo del libro di Isaia, che è il capitolo 53. Al verso 6 è detto: noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità
di tutti noi. Il testo viene a parlarci dell'amore di Gesù. Abbiamo cantato dell'amore di Gesù. Abbiamo parlato dell'amore di Gesù. E l'amore di Gesù non è soltanto un sentimento, è qualcosa di veramente reale. Non è qualcosa di romantico, non è qualcosa di mitizzato. L'amore di Gesù è una realtà. È l'amore di Gesù che va alla ricerca dei perduti. Molti anni fa, un missionario nella Cina ancora prima della guerra raggiunse un giovane che aveva accettato il Signore e disse a questo giovane: dimmi un po', come hai trovato Gesù? E questo giovane cinese, voi sapete che i cinesi sono noti per la loro saggezza e la loro pacatezza, rispose: non l'ho trovato io, Gesù ha trovato me. Ed è una cosa molto importante. Troppo spesso si sente dire che la gente è alla ricerca di Dio, ma prima ancora che tu o Dio avessimo anche ricercato il Signore, Egli ci aveva cercato. Egli fu disposto per amore a lasciare tutto. E quel tutto per Gesù significava la gloria del cielo, significava l'immensità della sua maestà, ma egli si è fatto uomo per venire a cercare te e me e per venire a cercare tutti coloro che sono perduti. Egli è venuto per cercare e per trovare quello che era perduto. E il testo viene a parlarci prima di tutto di una ricerca. È Gesù che parla ai farisei e agli scribi che mormoravano dicendo una cosa bellissima. Sapete, anche i nemici di Gesù talvolta affermavano delle verità. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Per loro era un giudizio. Ma Dio sia ringraziato che veramente Gesù accoglie i peccatori ed è disposto ad avere comunione con loro. Se non fosse stato così non saremmo qui in quest'ora. Egli è venuto alla nostra ricerca. E Gesù racconta questa parabola per dire: secondo voi un uomo che ha 100 pecore e si accorge che ne manca una, che cosa fa? Lascia le 99 al sicuro e va alla ricerca della perduta finché non l'abbia ritrovata. Finché non l'abbia ritrovata. Leggevo l'altro giorno un passo molto interessante, non so se è un aneddoto o se è una realtà, che quando Garibaldi lasciò il suo impegno che aveva avuto di generale, si era ritirato nella zona della Sardegna, incontrò un povero pastore piangente che andava incontro a lui e disse: perché piangi? Ho perduto un agnello, l'ho cercato tutto il giorno, non sono riuscito a trovarlo. E quest'uomo, è sempre un aneddoto, non so se è vero, il generale Garibaldi chiamò i suoi segretari e quelli del suo seguito e disse: mettiamoci alla ricerca di quest'agnello. E si misero alla ricerca, ma non lo trovarono. Al mattino seguente il domestico del generale andò, sapeva che quest'uomo si svegliava molto presto, ma invece notò che ancora dormiva. Andò un'ora dopo e ancora dormiva, andò un'ora dopo e ancora dormiva e si preoccupò, fino al che riuscì a scuoterlo e dire: che è successo, si sente male? E Garibaldi si stropicciò gli occhi e disse: no, non mi sento male, ma guarda un po' sotto al mio letto, ho
dopo che voi siete andati via, mi sono messa alla ricerca e ho cercato tutta la notte, fino a che ho ritrovato questo agnello. Andatelo a riportare a quel pastore, così sarà contento. Non so se è una storia vera, l'ho letta e come l'ho letta ve la ridò. Ora non c'è nessuno però che ha tanto amore quanto può avere l'amore il buon pastore, finché non l'abbia ritrovata. Egli che è venuto per cercare e per trovare quello che era perduto, Gesù non si ferma. C'è l'ansia della ricerca. Egli ansiosamente cerca quella pecora che era perduta. Dirà poi: ho ritrovato la mia pecora. È interessante pensare per un istante ad una grossa realtà. La gente pensa di non appartenere a Cristo, ma invece tutti appartengono a Gesù perché Egli è il Creatore. E tutti appartengono a Gesù perché Egli è il Salvatore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Anche la persona che si considera più lontana, che si considera incredula, anche la persona che assolutamente ha dimenticato Dio e il suo amore, è una pecora che Gesù ricerca. E la decisione del buon pastore è: io vado alla ricerca finché non l'ho ritrovata. Perché? Perché la ricerca del buon pastore è una ricerca fatta con grande compassione. C'è un testo del Vangelo che dice che Gesù, vedendo le moltitudini, ebbe grande compassione perché erano come pecore senza pastore. In realtà Gesù, vedendo tutta quella moltitudine, vedeva in ognuno di quelle persone quella pecora perduta che doveva essere ritrovata. Non solo la ricerca, ma il recupero. Finalmente, dopo averla tanto cercata, la ritrova. Oh, quale giorno particolare o quale notte particolare è quella del recupero. Ho ritrovato la mia pecora, dirà il buon pastore. Egli in realtà non si preoccupa d'altro di fare in maniera che quella ricerca che aveva tanto bramato diventa una realtà. Un giorno quella pecora imparerà una cosa molto importante e dirà col salmista: il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Scoprirà che a un certo punto egli è andato alla ricerca di questa povera pecora perduta e l'ha trovata sola, l'ha trovata in pericolo, l'ha trovata abbandonata, l'ha trovata disperata. Ha fatto di tutto per ritrovarla. E qui il testo dice che egli la trova. Il recupero è assicurato perché il Salvatore, dicevo, perché è il pastore ma è il Salvatore, va a cercare questa pecora e quando la trova fa di tutto per prenderla e ristorarla. Che fa? Oh, molti pensano che quando la ritrova la bacchetterà. Non c'ha bisogno di batterla, è già tanto battuta dalle circostanze avverse. No, e quando la ritrova se la mette sulle spalle,
la trova forse ferita, la trova forse senza forze, la trova forse sfinita, e scopre che è una pecora che ha bisogno di tutto il suo aiuto, ha bisogno di tutta la sua cura, ha bisogno di tutta la sua compassione. Oh, mirabile amore del buon pastore, avrebbe potuto riprenderla, avrebbe potuto in qualche modo agire violentemente, perché era una povera pecora sciocca che, tanto sicura di sé, andò errando fino al punto da perdere la strada di casa. Una pecora tanto sbadata che alla fine si è tanto stancata dal camminare che non ha più la forza di andare avanti. Ma il buon pastore non agisce così. La prende, sa che non può fare neanche un passo, se la mette sulle spalle. E allegro se la mette sulle spalle. C'è la gioia del pastore che ha ritrovato la pecora perduta, e perché no, c'è la gioia della pecora che ha ritrovato il pastore che ha cura di lei. È una duplice gioia. E il concetto qui della salvezza in Cristo è proprio questo: la gioia del Signore nel ritrovare quelli che sono perduti e la gioia dei perduti nel ritrovare il proprio Salvatore, il proprio pastore. E va a casa tutto contento, a casa. Prima aveva lasciato le 99 nel deserto, nell'ovile, ma a me sembra fra le righe che questo pastore ha fatto al di là di quello che la pecora poteva pensare. Pensava che forse l'avrebbe presa e dopo averla ritrovata l'avrebbe ricondotta insieme con le altre. No, è una pecora che ha bisogno di particolare assistenza. La porta a casa sua. È una pecora perduta che è divenuta una pecora privilegiata. Ti senti una pecora privilegiata stasera? Portata a casa sua per la gioia di questo ritrovamento, chiama tutti quanti gli amici e i vicini. In seguito, per l'altra ricerca e l'altro ritrovamento, dirà: gli angeli di Dio sono felici. Chi sono questi amici e questi vicini io non lo so, ma saranno certamente gli angeli del cielo, saranno i salvati d'ogni età che si rallegreranno un giorno perché quella pecora che si credeva perduta è stata ritrovata. A casa, a casa. Il luogo dove Gesù dimora. Il luogo dove Gesù agisce, il luogo dove Gesù può continuare l'opera sua di grazia. L'ha messa sulle spalle questa pecora perché l'opera che Gesù compie è un'opera di elevazione, non più la strada, non più la sofferenza, non più il travaglio. La pecora pensa che è ancora distante, sono tanto stanca, non riuscirò. No, 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 c'è qualcuno che ti prende sulle spalle e ti porta. Nell'Antico Testamento c'è una bellissima figura del sommo sacerdote che doveva portare delle spalline, su queste spalline era attaccata una catena, e su questa catena c'era un pettorale con 12 pietre che rappresentavano le 12 tribù di Israele, e il sommo sacerdote che andava dinanzi a Dio portava sulle sue spalle il popolo dinanzi all'Eterno. Pallida figura di colui che è il nostro sommo sacerdote, che è disponibile a prenderci sulle sue spalle, a portarci dinanzi al trono di Dio, perché egli ha cura di noi.
la gioia del ritrovamento. È molto bello. Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. C'è una gioia che è una gioia corale, una gioia che è la gioia di tutti, ma è la gioia di colui che ha ritrovato qualcosa che credeva perduto e che sarebbe rimasto perduto se il pastore non fosse andato alla sua ricerca. È questa la grandezza del messaggio dell'Evangelo. Non è tanto quello che tu hai cercato, quanto come Gesù ha cercato te. Qualche tempo fa ho letto un libro che credo che ho nella mia biblioteca, che dice Cercatori di Dio, e porta lì avanti l'esperienza di tanti uomini famosi che si sono messi alla ricerca di Dio e alcuni di loro l'hanno trovato. Ma l'iniziativa non è mai dell'uomo, l'iniziativa è di colui che ha tanto amato il mondo, che ha operato venendo fino a noi, prima ancora che tu scoprissi d'essere solo e abbandonato, perduto e senza speranza, qualcuno si era già messo alla tua ricerca ed egli ha continuato a cercarti fino a che non t'ha trovato. Forse ti sta trovando ora, forse ti sta trovando ora, ed egli vuole con allegrezza gioire con amici e vicini proprio perché tu sei stato ritrovato. Per un solo peccatore che si ravvede, il cielo gioisce. Chissà stasera se il cielo non debba gioire per un peccatore che si ravvede. Ma questa parola non è soltanto per chi è stato lontano e non ha mai saputo d'essere una pecora del gregge del Signore, è una parola che si riferisce anche a chi, dopo aver fatto parte del gregge del Signore per la propria mancanza di saggezza e per la propria sbadataggine, si è allontanato. Gesù è alla tua ricerca. Egli vuole te e ti sta cercando. E ti sta cercando fino a che non ti trova. E forse stasera è sul punto di ritrovarti. Non senti le parole amorevoli che egli ti rivolge. Non afferri la grandezza del suo amore. Non scopri che la tua vita ormai è una vita vissuta nella stanchezza, nel dolore, nella solitudine, nell'insicurezza, nel travaglio, quando puoi essere al sicuro nella casa del Padre, quando Dio può prendere cura di te, quando Gesù può non solo portare il tuo peso, ma portare te. Se la strada del tuo sentiero è lunga e difficile e sei stanco, se nonostante tutto, dopo aver provato tutto del mondo, hai scoperto che in fondo alla tazza di colma d'ebbrezza c'è solo nascosto l'amaro dolore, bene, Gesù ti sta cercando, vuole riportarti nel suo gregge, vuole avere cura di te, vuole risolvere il tuo problema, vuole ridarti la gioia che hai perduto, vuole ridarti il senso di sicurezza che hai perduto, vuole divenire il tuo guardiano, il tuo Signore, il tuo pastore, il tuo Salvatore, il tuo sovrano. Oh, e il cielo vuole far festa, e perché no?
Tutti i figliuoli di Dio fanno festa per qualsiasi anima che si accosta al Signore, e la festa è proprio dovuta al fatto che quando un'anima ritorna al Signore, ognuno di noi rivive le ore benedette, quando siamo stati anche noi cercati e trovati e portati nel luogo sicuro dove Dio opera. È il messaggio dell'Evangelo. È inutile che continui nella tua falsa sicurezza, è inutile che pensi di trovare con la tua saggezza la strada, è inutile che pensi di poter continuare a sperare in qualcosa che invece non può assolutamente aiutarti. C'è qualcuno che è alla tua ricerca. Non vuoi farti afferrare dal Signore stasera? Non vuoi che la sua mano si stenda verso te e ti tragga fuori dal baratro nel quale ti trovi per ridarti la sicurezza? Non vuoi sentire che Egli ti abbraccia, ti prende, ti mette sulle sue spalle e ti conduce sulla via della salvezza, della sicurezza, della gioia? È una parola che deve far meditare ciascuno di noi. Ogni volta che pensiamo al grande amore di Gesù, siamo commossi. E non è una commozione che viene da qualcosa di romantico, ma è la commozione perché ripercorriamo la storia del nostro ritrovamento, la storia della nostra salvezza, per poter dire: Gesù, tu sei veramente il mio buon pastore. Vuoi che Gesù sia il tuo buon pastore? Ti sei allontanato? Sei venuto meno? Non vuoi stasera permettere che Gesù stenda la mano e t'afferri di nuovo per riportarti in seno al suo vile, perché tu possa essere al sicuro, felice, certo che Gesù è il tuo guardiano, il tuo pastore? Chiniamo i nostri capi in preghiera. Grazie.
grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Amen.